Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi volevo far vedere ciò che ho portato. Siccome venerdì sono andata in Toscana da mia sorella per il compleanno della mia nipotina, sono tornata ieri. Volevo far vedere ciò che ho portato e che ho usato, che ho veramente usato. Iniziamo. Allora, ho portato questo per lavare i denti, l'Oral-B, che però ho usato soltanto la spazzola, perché ho usato il dentifricio che c'era lì in casa. Poi ho portato questa crema come si chiama? Della Clinians, che sta anche per finire, l'ho portata e usata. Poi ho portato e usato questo siero per occhi della Kiko. Poi ho portato e ovviamente usato questi struccanti, queste servette struccanti della Fria. Poi come rossetti, un po' a caso. Come rossetti ho portato questo qui della Deborah, che è uscito una palette che ho comprato, una trousse che ho comprato, e questo qui è sto nude e ho usato. Poi ho portato questo lucidalabbra della Kiko, il 3D Instant Volume numero 206. Poi il burro cacao, che però non ho usato. Ah, questo lucidalabbra non ho usato, neanche il burro cacao. Poi quest'altro lucidalabbra della Max Factor, che ho usato. Poi questo rosso, sempre della Deborah, che è uscito sempre in quella palette, non ho usato. Infine quest'altro lucidalabbra della Kiko, l'extra volume numero 05, che non ho usato. Ah, e questo rossetto della Kiko, il 930, che è questo fucsia, non ho usato. Non l'ho usato. Poi ho portato come terra questa della Prestige per il contouring, e ho usato questo qui bianco per il contorno occhi, questo per fare contouring al naso, e questo qui per fare il resto del viso. Poi ho portato mascara della Kiko, il Pump It Up, che ho usato. Poi ho portato per le sopracciglia l'Eyebrow Sculpt, il numero 03, che ha il colore, è fatto così, ritraibile. E di qua c'è il pennellino. E questo ho usato. Poi ho portato la base per occhi della Kiko, che ho usato. Poi con pennelli ho portato questo qui, che ho acquistato su Amazon, che l'ho usato per mettere la cipria sulla tutta la palpebra. Poi ho portato questo, sempre lo stesso set di questo pennello, per mettere l'illuminante sui zigomi. Poi ho portato questo qui a ventaglio per fare il contouring. Poi ho portato e ho usato, ovviamente, questi pennelli ho usati. Ho portato questa matita della Kiko, la 01, che però non ho usato. Poi ho portato il piegaciglia, che ho usato. Poi ho portato le
portato questo long lasting della Kiko, che è numero 41, non usato. Poi ho portato questo precision eyeliner della Kiko, che in sé è scatolato e non usato. Poi ho portato quest'altro long lasting della Kiko nero, che è il 20, non usato. Poi ho portato questa doppia matita, sempre della Kiko, che ho però usato tanto la parte nera. Poi, come altri pennelli, ho portato questo qui per settare per settare gli occhi, il correttore, e questo qui di un set di pennelli ovali della Start Makers, per fare il contouring al naso. Poi, come ombretti, mi sono portata questa palette, diciamo, che ho fatto io. Ho preso questo CD di Westlife, che è un gruppo, una boy band degli anni 90, e ho portato ombretti della Best Call, sì, della Best Call, della Puro Pio e della Kiko. Ho usato come ombretti questo qui, questo qui, questo qui. Ho usato soltanto questi qui. Ah, e questo qui, Borgogna. Poi, come altri pennelli, ho portato questo set della Kiko e ho usato soltanto questi quattro, diciamo, perché sono doppi. Ho usato questo, che è per applicare gli ombretti, con questa spugnettina. Poi questi qui da sfumatura e questo qui angolato e questo qui grande per il blush, che ho fatto per il blush. Poi ho portato questa BB cream della Garnier. Poi come blush ho portato questo qui della Kiko da Paul Deco numero 02 Doral. Questo qui. Poi per applicare la BB cream ho portato questa spugnetta, poi il correttore della Kiko, il numero 03 full coverage con il full coverage concealer. Poi ho portato un altro matitone della Kiko, che è il numero 04 e ho usato, questo è un marroncino. Poi un altro long lasting verde, che è il numero 10 e non ho usato. Poi ho portato questo illuminante in stick della Kiko, che ho usato. Poi ho portato quest'altra palettina, ma soltanto per un colore, per un ombretto. Infatti ho usato soltanto questo qui. Questa è vecchissimo, non si trova neanche più. Street Fashion, sto qui. Vabbè, la Street Fashion 04 Distinctive Reef. Poi ho portato l'illuminante della Kiko, il 01 Beam of Light, questo qui. Poi come cipro ho portato questa qui, sempre della Kiko, il numero 100 della vecchia edizione, questa che sta anche finendo, anzi credo sia proprio finita, infatti non la metterò nei prodotti finiti.
Alla cipria lo usate. E anche l'illuminante. Poi ho portato questo temperino che non ho usato. Poi ho portato l'eyeliner della Best Color che ho usato. Infine ho portato quest'altro mascara della Debora, uscito sempre nella Tous che vi ho detto prima, e non ho usato, ma semplicemente mi sono scordata di metterlo. E penso. Finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Condividetelo questo video, condividetelo con chi volete. E nulla, al prossimo video. Un bacio. Mi piace la Francia?